Grazie ragazzi, prima di tutto iscrivetevi al canale di YouTube e attivate la campanella per avere tutte le notifiche su quando sono usciti i video. Ora... Ebbene, ben ritornati qua con Tecnomatte, una nuovissima puntata. Adesso siamo a un numero elevato di Tecnomatte, perciò continuate a vedere 1, 2, 3, 4. E oggi andiamo a vedere questo prodottino, un porta cuffie da tavolo, da scrivania della Bencase, che spero di aver detto tutto il nome. E vedete, guardate la scatola com'è grande, e adesso lo andiamo a aprire, questa bestia di porta cuffie. Andiamo. Ebbene, andiamo a aprire questo, che non ci sta neanche nella telecamera, questo bellissimo porta cuffie da tavolo di questa marca qua, come si può vedere, Bencase, e che poi troverete tutto sotto qua nel video, le informazioni per andarlo ad acquistare. Ed ora andiamo ad aprirlo. Intanto si può vedere la scatola come è grossa, sembra di un quasi altri prodotti, ma è per questo. Qua c'è scritto tutte le varianti, le cose che ha questo porta cuffie, e adesso lo andiamo ad aprire. Allora, apriamo i sigilli qua ai lati, tutto chiuso in una maniera bellissima e stupenda. Ah, anche il codice QR l'hanno chiuso, perché ci sarà qualcosa da fare con il codice QR, ma dopo andremo a vedere. Ed ora apriamo il nostro prodotto. Ok, allora la base, troviamo che è appena caduta la base. Adesso questo lo metto per di qua, così lo avete qua. Ok, allora la base, che è, come si può vedere, fatto così, guardate. Allora tolgo questo, lo mettiamo da un'altra parte e andiamo a vedere. Vediamo così, così. Allora la base, come si può vedere, guardate che bella, bellissima. Poi abbiamo qua persino un manuale fatto di carta riciclata, davvero davvero bello. Ah, è tutto chiuso alla perfezione, wow. Le viti per assemblarlo, e il dovrebbe esserci tutto. Ok, e andiamo a vedere. Wow, davvero davvero bella, ha fatto un bel lavoro questa ditta qua. Wow, guardate che bello, che bello, persino il cuscinetto qua per le cuffie per non rovinarsi. Wow, davvero bello. E adesso andiamolo ad assemblare. Bene, come si può vedere, abbiamo sotto una gomma per non farlo scivolare, sopra abbiamo il bianco per appoggiare il nostro iPhone o varie cose, e qua le bellissime cuffie, guardate che bello, davvero bellissimo. Ebbene, andiamo con le conclusioni. Ebbene, ringraziamo tantissimo l'azienda per avercelo mandato. È davvero un prodotto bellissimo, guardate il suo design, quanto è bello, davvero davvero molto ma molto bello. E non è neanche tanto pesante, starà bene nella vostra scrivania. E davvero davvero un prodotto stupendo, stupendo, stupendo. E ve lo consiglio, perciò vi lascio il link di questo prodotto sotto nelle descrizioni, perciò per andarlo ad acquistare o andare sul sito e acquistarlo. E per questo è tutto, ci vediamo alla prossima con un'altra puntata di Tecnomatte. Ciao!